grande forza che supportano, come dicevo all'inizio, queste associazioni, queste serate. E adesso c'è un'altra donna forte, io la definirei un generale per la sua forza, una generalessa, anche se in realtà poi lei è un'attrice, ma è anche una professoressa tra le più brave del mondo, perché ho scoperto che ha scuole in cui insegna recitazione anche negli Stati Uniti, ha migliaia di allievi, è stimatissima, porta, come dire, l'Italia nel mondo, un po' come succede anche nel campo della ricerca scientifica, insomma ci fa fare una gran bella figura nel mondo. E con la sua forte, potente sensibilità e il piacere di donare emozioni con le sue interpretazioni, è con noi anche questa sera Fioretta Mari. Grande Fioretta! Ma che, sei sempre in giro per il mondo, eh? Globetrotter! Però con quante soddisfazioni? Tantissime, la più grande soddisfazione è essere qua stasera. Perché in queste serate, benedette da Dio, quelle vere, quelle autentiche, io ho la fortuna di rivedere Ivo Pulcini, che adoro, ma di rivedere una persona meravigliosa come te. Non mi stancherò mai di dirlo, sei la persona più bella del mondo dello spettacolo. Ah, troppo carino, ti ringrazio. Forse me lo merito, però me lo prendo in complimento, grazie di cuore. Poi se mai tu non avessi fatto mai niente nella vita, hai fatto Stella, per cui basta. Grazie, certo. Capolavoro l'ho fatto. Capolavoro l'hai fatto. No, sono contenta di poter dire che quando arrivano un italiano che stimano, perché sai che molte volte la gente all'estero quando ci vede fanno Italian, poi ci esibiamo e fanno Italian. È un fatto di tono, la vita se è una questione di tono, vedi il tono che cambia. Sono molto contenta perché gli americani sanno fare tutto, sono bravissimi, ma guarda un po', non sapevano niente della commedia dell'arte. Arriviamo noi umili servitori del teatro e gliela insegniamo, perché noi italiani, sai cosa ha detto Shakespeare? Benedetti gli italiani che hanno inventato la commedia dell'arte. L'ha detto zio Shakespeare. Senti, io stasera ho trovato una cosa incredibile. Amo molto un grande scrittore, Herman Hesse. Non è facile per tutti, però ha scritto delle cose incredibili. E fra queste cose che ha scritto una cosa che sembra fatta per Ivo Pulcini, per la cosa che lui fa, per tutta questa grande operazione. Pensate se questa cosa che io leggo la dovesse dire un bambino che ha bisogno. Tienimi per mano, tienimi per mano al tramonto, quando la luce del giorno si spegne e l'oscurità fa scivolare il suo drappo di stelle. Tienila stretta quando non riesco a viverlo, questo mondo imperfetto. Tienimi per mano e portami dove il tempo non esiste. Tienila stretta nel difficile vivere. Tienimi per mano nei giorni in cui mi sento disorientato. Cantami la canzone delle stelle, dolce cantilena di voci respirate. Tienimi la mano e stringila forte, prima che l'insano fato possa portarmi via da te. Tienimi per mano, non lasciarmi andare, mai. Bene, veramente bello. Tra l'altro un cambio di marcia, perché tu gli altri anni avevi sempre qualcosa di emozionante, ma divertente. Cioè ci hai sempre fatto sorridere gli altri. Quanto è bella giovinezza! Che si vede quella? È primavera! Svegliatevi bambine, che alle ascine la dedico al capretto. Besser aprile, fai il rubacuor, e a te quanto è bella giovinezza che si fugge tuttavia. Lo diceva la poesia del domani, beh, certezza. C'è la guerra nel Vietnam, in Cambogia, nel Perù, e mi importa. Sto in Italia, c'ho 20 anni, la TV
A te par che non vi sia un pericolo imminente, perché pensi che i tuoi anni siano pochi veramente, ma nel mondo in cui viviamo attualmente è un 48! Ed avere oggi 20 anni è come averne 98! Una bomba, anche per caso, può caderti sulla testa mentre stai tutto beato con gli amici a fare festa, e non parlo solo di bombe spesso usate nella guerra. Ce ne sono di un altro tipo che distruggono la terra. Sono quelle fatte a spray, che ogni tanto cascano giù da quel cielo. Era azzurro, ma da tempo non ce l'ha più. Questo cielo che ha di tutto, iodio, stronzio, tungsteno. Lo diciamo francamente, ne vorremmo fare a meno. Rivogliamo i cieli azzurri, tutti i prati pieni di fiori, perché i bimbi poverini possano vivere anche fuori. E finiamo questa storia che il bambino non può uscire perché fuori c'è lo smog. Lo facciamo impallidire? Ma non bastava malattie, credito, tassa su tassa? No! Un erano contenti! Si doveva inguaiare la massa! E non c'è solo lo smog che noi tutti fa tremare. Quella gente là in Oriente tranquillini non ci fa stare. E perciò che sono costretta ora a dirvi a tutti qui che era bella giovinezza che fuggiva allora un dì del domani. C'era certezza, oggi non è così.